Oggi parliamo di smart lamp. Eccole qua, ce le hanno mandate direttamente da Amazon. Se fate acquisti su Amazon, ricordate di passare dal nostro link che ci date sempre a mano. Se comprate questi o qualsiasi cosa comprate, passate dal nostro link e andiamone a parlare dettagliatamente. Sono due, questa è diciamo la più semplice delle due, ce l'ha mandata DB Power. All'interno della confezione piuttosto semplice trovate ovviamente la lampada e un foglio illustrativo con le istruzioni in tedesco e in inglese. Ma ovviamente non è che avete tanto bisogno di istruzione, perché è una normale lampada, che quello che vi serve è ovviamente un portalampada con attacco E27, lo andate a inserire nella vostra lampada. C'è una calotta, come vedete, con una sagomatura molto particolare che in pratica dà luogo a un fenomeno di rifrazione su tutto l'ambiente in cui mettete questa lampada. Quando andate poi a collegare, questa calotta inizia a girare. Qual è l'effetto? L'effetto è, diciamo, questo effetto tipo pub, tipo disco bar, tipo discoteca, per cui i LED che sono all'interno della lampada, che sono RGB, cioè rossi, blu e verdi, in pratica trasmettono la loro luce lungo questa sagomatura di tipo prismatico e fanno un effetto discoteca con tutti questi colori che girano sul pavimento, sui soffitti, sulle pareti, eccetera eccetera. Devo dire, carina, una bella idea, non costa neanche tanto, costa circa 13 euro, 12 euro, una cosa del genere. Quindi se magari volete fare qualche festicciola per i bambini, avete un pub, un bar, volete fare un ambiente un po' particolare, devo dire, potreste tenere a mente questa lampada, potrebbe essere interessante. Ma andiamo a parlare di quest'altra, che forse è un po' più interessante, un po' più tecnica, perché in pratica è una vera e propria periferica Bluetooth. Perché è vero sì che c'è una parte con la lampada, ma in pratica, come vedete, all'interno è integrato uno speaker Bluetooth. Quindi voi nella vostra scatola trovate la lampada e il manuale di istruzione, praticamente in tutte le lingue del mondo, ovviamente anche in italiano. Dopodiché c'è un QR code su cui dovete scaricare l'applicazione direttamente dallo store di Android, ma non c'è neanche bisogno del QR code, perché se cercate iGeek sullo store di Android trova direttamente questa applicazione. Allora scaricate l'applicazione sul vostro smartphone, vi collegate alla vostra periferica, alla vostra lampada, e dopodiché da questa applicazione potete controllare completamente la vostra lampada. Potete scegliere la colorazione della luce emessa, e ci sono oltre 16 colori, anche l'intensità della luminosità di questa luce, più fioca o meno fioca, e soprattutto potete riprodurre la musica che avete sul vostro smartphone attraverso proprio questa periferica, diciamo così, tramite questo altoparlante. Devo dire che l'applicazione non è proprio perfetta, qualche piccolo bug c'è. Oltretutto in questo momento sto provando il Huawei P9 Lite e funziona molto bene. Prima di questo ho provato il Cubot Note S e lì non riusciva la parte musicale, per cui non riusciva bene a riprodurre la musica, quindi forse qualche sistematina all'applicazione ci vorrebbe, però tant'è. Con alcune periferiche funziona piuttosto bene. Oltretutto prendete su Amazon, se non vi funziona potete tranquillamente prenderla e rimandarla indietro, e Amazon vi restituisce i soldi senza problemi. Sappiamo tutti quanti benissimo la qualità del servizio di Amazon. Oltre a questo potete stabilire una sveglia, quindi veramente sono tantissime le possibili applicazioni. L'audio è piuttosto buono, non perfetto, però è piuttosto buono, anche abbastanza forte. Il problema è la luce, che è un po' troppo fioca, insomma, se vi serve proprio come lampada, se non siamo in condizioni di buio assoluto, questa luce farà poco, insomma, non è molto molto luminosa. Devo dire che secondo me
L'ideale è proprio prenderle tutte e due, perché veramente se si mette una da una parte e una dall'altra che suona, quindi effetto discoteca e musica dall'altra parte, devo dire, potete fare una bella festicciola, magari con i bambini, magari una cosa un po' più particolare. Mia figlia si è divertita tantissimo mettendole tutte e due, veramente impazziscono i bambini a fare una cosa del genere. Quindi insomma, queste sono le nostre due smart lamp. Se vi piacciono le trovate su Amazon, AI-GIC 24 euro circa, ma integra anche uno speaker Bluetooth, mentre questa è un po' più semplice, costa circa 12 euro e fa un bel effetto, soprattutto ecco, pub eccetera eccetera. Certo, non potete pensare di metterla dentro camera vostra, una luce del genere, diventate pazzi dopo 20 secondi secondo me, insomma. Ok, direi con queste smart lamp io direi di chiudere qua e ci vediamo alla prossima. Ciao! Okay.